Ciao a tutti! Comincia con questo video una serie di chiacchierate sulla musica, potremmo chiamarle così. È pieno di libri, di un tempo musicassette, ma adesso anche CD, video online, che si chiamano Come ascoltare la musica, guida all'ascolto dell'orchestra sinfonica, della musica sinfonica. Sono titoli che non mi piacciono molto perché sembra, no, che ci sia da insegnare qualcosa, che ci sia un unico modo per ascoltare la musica. Allora adesso imparo come a fare. Ma in realtà vorrei cercare di impostare questa prima chiacchierata in un modo molto semplice. Sono piccoli consigli che un musicista, ma soprattutto un appassionato, dà a coloro che vogliono avvicinarsi a questo genere, che magari hanno più o meno esperienza o abitudine di ascolto, senza nozioni per forza, senza una conoscenza appunto degli elementi fondamentali della composizione, ma semplicemente aprendo le orecchie ed essendo pronti a cogliere quello che i compositori e le orchestre che eseguono la musica dei compositori ci stanno in quel momento dicendo. Credo che chiunque abbia sentito almeno una volta nella vita questo inizio. È la famosa quinta sinfonia di Beethoven, Ludwig van Beethoven, un compositore vissuto fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Ebbene, questo inizio di questa sinfonia contiene queste quattro note, potremmo dire, attorno alla quale gira tutto il materiale che sentiremo nell'arco di questo primo movimento. Queste quattro note che sono molto ben caratterizzate da un aspetto ritmico. Correlato a questo c'è poi una differenza di altezza. Pam pam pam, tre note tutte uguali e la nota lunga, pam, una nota più grave. E come terzo aspetto, quello dell'intensità sonora, del volume. Quindi un fortissimo pam 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 pam, ripetuto pam 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 pam, ma più grave. Seguito poi da una sezione estremamente più piano e più delicata. Ricordiamoci l'inizio, la cosa più importante, il compositore deve catturare l'attenzione di chi lo ascolta e c'è da dire che queste prime quattro note, diciamo otto, pam 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 pam, 4 più 4, sicuramente catturano tutta la nostra attenzione. Anche la sezione, diciamo, più piano e più sommessa, di fatto è tutta costruita nello stesso modo, cioè utilizzando questa cellula caratteristica iniziale. No? Tre note, una più grave, tre note e una più grave, tre note. Questa cellulina tematico-ritmica genera questo movimento. Movimento che poi, come spesso accade, viene ripetuto simile ma diverso subito dopo, in questa seconda sezione. Adesso una seconda parte con un carattere completamente differente, che si apre con quello che a me piace definirlo il richiamo, che ripete l'idea iniziale e la amplia. E comincia una sezione estremamente più distesa. L'orchestra ha questa meraviglia di unire strumenti con timbri completamente diversi e quindi la ripetizione diventa un'occasione per Beethoven per mettere in luce suoni differenti, quindi violini, clarinetto e flauto. Sentiamo. Questo
questi due momenti che abbiamo appena sentito, pa 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 pam, pa 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 pam, questa tragicità che qualcuno ha definito il destino che bussa alla porta, e il tema più rilassato, sembrano cose completamente diverse, ma in realtà c'è un qualcosa che li accomuna e li rende parti di un'unità. Non abbiamo l'impressione, ascoltando questa sinfonia, di essere di fronte a due robe appoggiate lì vicine una all'altra senza niente in comune. Ed è anche grazie a questi piccoli elementi che li accomunano. Di cosa sto parlando? Dimentichiamo il piano superiore, degli strumenti più acuti che ci presentano per queste tre volte questo tema. I violoncelli fanno... Che cos'è questo? Sono tre note uguali e una nota lunga diversa, che stavolta è ribaltata rispetto al tema iniziale, ma lo troviamo verso l'alto. Proviamo a sentirlo, non sarà facile subito, tornate indietro e fatelo un po' di volte, magari con l'aiuto delle cuffie perché possono aiutare a sentire meglio i vari livelli sonori. Proviamo. Avete visto? Provate a rifarlo se non ci siete ancora riusciti. Dei tre violoncelli, quello sulla destra con l'archetto pop-pop-pi, che fa questo ostinato, e poi le viole pa-pa-pa-pa, che tengono questo ritmo del primo tema. Quante volte ripeta queste quattro note, ma sempre in maniera diversa, strumenti diversi, ottoni piuttosto che archi, ma anche caratteri diversi, allegro, più cupo, più piano, più forte. E sentiamo che cosa succede al nostro richiamo. Pa 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 pim pam pam. Vi ricordate che lo facevano i corni, quel richiamo formato dalle stesse quattro note del tema, pi 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 pam, e poi l'aggiunta di due note lunghe. Questo richiamo subisce ancora un'altra evoluzione. Il pa 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 pam 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 gli viene eliminata quest'ultima nota e diventa pa 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 pam pam, che quindi rimane sospeso e innesca un dialogo fra strumenti a fiato e strumenti ad arco incredibile che crea tensione, si ferma a un certo punto congelandosi su delle note che non vanno più avanti né indietro. Sentite. E concludiamo con un piccolissimo passaggio che potrebbe quasi passare inosservato e che pure io considero uno dei momenti più pazzeschi di questa sinfonia. È la bellezza di risentire, proprio sul finire della sinfonia, siamo in fondo e sentiamo un corno che ripete per una delle ultime volte quel pa 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 pa, eppure ribaltato verso l'alto che diventa pa 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 pa, interrogativo, alle quali poi gli archi si affannano di trovare nuovamente risposta. Io
Io con questo vi saluto, ci sarebbero tante altre cose da dire, potete chiedermi nei commenti tutto quello che volete, se non avete capito qualcosa, non avete sentito qualcosa, in generale se avete consigli, se avete una versione vostra preferita, se avete qualche idea, insomma scrivetemi tutto quello che volete. Il mio consiglio adesso è di riascoltarvi tutto d'un fiato il primo movimento senza pensare più a niente, lasciandovi andare e vedrete che secondo me avrete una consapevolezza maggiore e un piacere proprio sensoriale. Molto molto diverso. Ci vediamo alla prossima chiacchierata. Buon pomeriggio a tutti.